Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Adria, benvenuti sul mio canale, tutto preparato dalla palestra. Allora, primo, pronostico che ne avremo due questo fine settimana, sempre che riesca a pubblicarli, avremo Juventus-Napoli e, ma ve lo spoilero, Real Madrid-Atletico Madrid. Allora, il sondaggio, che comunque lo pubblico sempre, poi a volte riesco anche di mettere lo screen, l'ha vinto Juventus, però ragazzi, per dimostrare la totale, diciamo, sportività, la totale, diciamo, indifferenza davanti a questa sfida, indifferenza professionale, cioè l'imparzialità professionale che ho, indosserò la maglietta del Napoli, come indosserò la maglietta dell'Atletico nel prossimo video. Quindi, totale imparzialità, anche perché non ho mai visto la Juventus a casa, diciamo, recenti, no? Una molto vecchia, però. Non avrebbe fatto figura. Allora, come sempre, vi dico, siamo su PES, ma le rose sono aggiornate, il volume della TV è veramente a palla. Cambiato postazione, sono proprio vicino alla TV, quindi ci vedo molto meglio. E quindi non vi perdete niente, lo avrò su tutti quelli di PES 2019. Dobbiamo ricordarci di cambiare Douglas Costa perché infortunato e squalificato per 4 partite. Le maglie, quelle del Napoli purtroppo è quelle di 2 anni fa e metteremo la maglia. Giocherà con la maglia azzurra perché far giocare con la maglia nera è un po' un rischio. Metto Stadium notte, estate sereno, ok? Anche se alle 18:30 però è più notte che giorno. E quindi cambieremo Douglas Costa, purtroppo con... Anzi, cambiamo con Bernardeschi, purtroppo perché deve andare quadrato a destra. E Douglas Costa, purtroppo perdiamo un giocatore che potrebbe essere anche decisivo. E quindi andrà in panchina Moiséken, che forse probabilmente entrerà. Vediamo loro, non ve l'ho detti: Ospina, Gullam, Koulibaly, Rabiol, Isai, Amsic, Zielinski, Allan, Insigne, Mertens, Kaye, Korn, solita formazione. Quella tra l'altro che ci ha portato fortuna nel pronostico di Fiorentina-Napoli. Che avevamo di Napoli-Fiorentina, che in realtà abbiamo veramente aperto. La Fiorentina, infatti, da lì in poi ha deciso di aumentare un pochino la difficoltà. Ora mi si guarda dal basso, sono dimagrito, ho perso 3 kg in 3 settimane, ragazzi. Però guardandomi dal basso sembro ancora più grosso di quel che ero prima. Ci siamo quasi. I Ragazzi, giocatori devono sto uscire dal veramente tunnel. facendo un Dispone piano di di lavoro e un minuto. palestra Fabio Carissi, veramente Luca Mancacelli sono incredibile. pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. E Ciao Fabio, godiamoci questa cerco partita male per il prossimo insieme. pronostico di trovare una sistemazione più comoda a questa facecam, anche perché non ho nessun oggetto a portata di mano che mi faccia pensare di alzarla. Proviamo a metterci un libro, ma cambia di poco. Ok, quindi ecco le formazioni. No, San Arena non c'è più, il nuovo stadio della Juventus, come orribilmente veniva chiamato in PES 2012-13, non so, anche 14 credo. E questa non sono Arena, che lo ricorda. Però vabbè ragazzi, l'abito non fa il monaco, gli overall sì, invece quella è la cosa importante. Anche se abbiamo comunque aggiornato le magliette della Juventus, E potete che vedere andate lo su internet, schieramento su delle Google due squadre in campo. PES Club, come si chiamano, PES Club, quei siti lì ragazzi, siti cinesi, brasiliani, trovate tutte le magliette da poi applicare. Poi se mai se volete faccio anche un tutorial su come applicare le magliette, ma credo sia una cosa veramente basilare che se avete PES avrete sicuramente già fatta. Ecco qua, Verdi, Milik, Diawara, Mario Rui, Chiriche, Socarrades, Fabian Ruiz, Younes, Meret, Rog, Maximovic, e non ci ha fatto leggere l'ultimo, in panchina per il Napoli, sempre 12 sostituti, cosa che io non capisco, cioè 11 titolari, 12 sostituti. I cambi sono 3 e adesso anche 4 se si va ai supplementari. Qui, tra l'altro, non ci saranno supplementari nei rigori perché qua puoi impostare già prima la partita come potrà proseguire in caso di pareggio. Pallone classico e Giocare andiamo secondo subito te col quale perdere giocatore palla. potrebbe rimanere? Quadrado. Prova il filtrante. Quadrado. Riceve un pallone interessante. Ronaldo steso. Cristiano Ronaldo. È Si arrivato sul continua. pallone. Paolo Dybala. Va La il mette cross, in invece mezzo. Bernardeschi di testa, Ronaldo, la palla rimane lì, Ottimo niente da esercizio tecnico. fare. Fondamentale. Tocco morbido. Ma ti dico, c'è Ronaldo, Prova a ancora la palla verticalizzare. della difesa del Napoli. Inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri Ronaldo, il spazi che i cross suoi dove c'è compagni Matuidi, possono ancora sfruttare. niente.
Dybala fuori! Dybala! Sblocca lui! Sblocca Dybala! Ho detto, qua è possibile fare gol. Invece che mina! Che mina di Dybala! Dopo quasi mezz'ora di veramente niente più totale, la sblocca. Paolo Dybala, guardate qua, che missile che sorprende Ospina. Ed è vantaggio Juventus. Al 31esimo segna Paolo Dybala. Tiro di Insigne. Tiro di Insigne, ragazzi. Il Napoli subito si è fatto vedere con Renziello. E insomma, pericoloso l'attacco. Per Mertens al cross, la palla rimane lì. Bonucci ne mette in terra 3. Ma si prosegue col contropiede. Sta guardando tanto il Sassuolo con un occhio. Matuidi. Bernardeschi. Matuidi ribattuto. Qua dentro Ronaldo. Murato Ronaldo. Da un buonissimo Kalidou Koulibaly. Palla che torna su e si va a riposo. Golasso di Dybala, ragazzi. Golasso di Dybala. Che chissà quando ne farò un gol così a PES. Onesto, prima ha fatto un tiro in porta a 0. Ed è stato gol. Vediamo se possiamo portare modifica alla formazione. Se mai affrontare Emre Can nel secondo tempo. Non rischio sicuramente Mandzukic, anche se potrei mettere. Però Ronaldo, se lo mandassi trequartista, perderebbe assolutamente. E perderebbe anche Dybala. Non mi è piaciuto Chiellini. Quindi se mai Benatia potrà fare il suo ingresso in campo. E credo che entreranno Can, Benatia e non so. Se si va sul 2-3-0 potrebbe anche entrare Moseken. Intanto metto Benatia e levo Chiellini. Cosa che Allegri credo non farebbe mai, perché se mai Chiellini ne avrebbe Bonucci, però io mi fido di Leonardo che comunque qualche intervento l'ha fatto. E metto in campo Benatia. Secondo tempo, speriamo che non ci siano sorpresine. Bernardeschi prova la verticalizzazione. Ronaldo! Ruba palla! E chiocca la mina da fuori! 2-0! Ronaldo, Napoli! Con un piede e mezzo! Fuori dal Juventus Stadium, ma non ancora! Mamma mia, che botta di Cristiano! Filtrante, recupera Koulibaly e perde amaramente palla. Vabbè che Cristiano Ronaldo è sempre stato famoso per essere un bug, però anche Koulibaly qua poteva assolutamente fare di meglio. 2-0 Dybala e Ronaldo fino adesso decidono il match. Anzi che il cross mette via Benatia un po' infelicemente e riparte Juventus con Pjanic. Ronaldo chiama palla, ma Pjanic fa un passaggiaccio e c'è Arbiola a rimediare la sbavatura ennesima di Koulibaly. Batte Bonucci a punizione, a palla rimane lì Ronaldo e poi Cuadrado troppo basso per colpi di testa, attenzione al contropiede del Napoli. Con Insigne largo, Bonucci deve recuperare perché ha fatto la punizione. Bonucci entrena e entra in area Insigne, deve essere calcio d'angolo. No. Non riesce a far gol. No, non credo. Ha colpito benissimo la palla. Il portiere però è stato attento. Sì, invece sì. Calcio d'angolo per il Napoli. Non ci sono, a parte Koulibaly, gente pericolosa in area. Infatti, Dybala va a spazzare. Il Napoli è tutto su. Ma potrebbe far male comunque. Umatu di recupera palla. Ronaldo. Posizione regolare. Ronaldo. No! Respinge. E gol di Blaise. Matuidi. 3-0 Juventus. Adesso
Stiamo, mi sa, ritornando nell'assurdo, ma non ha però potuto qua farlo sulla seconda. veramente complimenti a Ospina per la parata che ha fatto su Ronaldo. Poi, Adesso deve cercare di ma tu stare dici in là addirittura e calcia col tirare con la sinistro. testa in Bel campo. coraggio, bel coraggio. Adesso ragazzi, possiamo anche fare entrare Kane. Al posto di Ronaldo, qua veramente sciocca questa distrazione del Napoli, che si è buttata tutta su, ha lasciato campo aperto alla Juventus. E Matuidi ha inzaccato alle spalle di Ospina. E la facciamo entrare Moise Kean, tanto. È andata e io farei Mandzukic. Ok, entra per quadrato e facciamo fare appunto a Mandzukic. Facciamo fare un po' di gloria anche a Mandzukic. Ed ecco l'ultima sostituzione Eccoli di qui. posizione del Facciamo uscire mister. Ronaldo e quadrato, ragazzi. Ovviamente quadrato non ha fatto la partita del secolo, però ha giocato sicuramente bene, come Appoggia anche il tutta la pallone Juventus del largo resto. con prova la conclusione. Bernardeschi a Sfrutta bene questa giro! opportunità. Tenta! Si avvicina e neanche così poi di tanto, e si avvicina neanche così poi di poco, vabbè, si C'è un avvicina cambio, abbastanza al lungo poker. passaggio in avanti. Quando sono molto concentrato non mi Allan con vengono il le lancio in parole e avanti. chi mi conosce bene lo sa. Con ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Mandzukic. Da lì può Mandzukic concludere. per Kane. Kane, come lo volete chiamare. Sono 3 minuti di recupero, quindi c'è ancora, volendo, la possibilità di rubare palla all'An. E Fousi Gulam. credo che adesso la partita Hamsik. finirà. C'è un'ultima occasione per il Napoli, però Dybala È interviene. arrivato e E si mette l'arbitro, che subito non nella so chi sarà piazza per l'arbitro in l'assist. questione, Una grande prestazione offensiva. fischia Hanno visto la un'enorme difficoltà ai difensori fine del avversari. match. Questo per loro è un giorno di festa. 3-0. 3-0 per il sesto Dybala, punto della Ronaldo partita. e Quando una squadra Matuidi non prende gol decidono è già un bel pezzo avanti. Oggi la squadra l'ha dimostrato. il Non ha subito quanto. gol, ne ha fatti e li Risultato, sta già ragazzi, facendo che per vincere. non è possibile È perché il tutto. Napoli ha perso 3-0 con la Grazie per Sampdoria. averci seguito in questa Credo bella che serata di calcio. Grazie a tutti e grazie anche al 100 persone nostro su 100 Luca non avrebbero Marchionne. assolutamente scommesso sulla vittoria della Sampdoria sul Napoli. Però, ragazzi, è successo. E io penso che questo risultato, non credo, però è il risultato che potrebbe accadere. Potrebbe, però io non me lo auguro assolutamente per i napoletani, perché non ho assolutamente niente contro di loro. Anzi, ho usato la Juventus perché avete votato il sondaggio. Se votavate Napoli, io usavo Napoli, cioè non avevo nessun problema a farlo. E non me ne abbiano male i napoletani, perché indosso mai del Napoli, esulto al gol della Juventus. Però, come avevo detto, come uno spagnolo guarderà il prossimo episodio, che sicuramente il sondaggio lo vincerà Real Madrid. Uno spagnolo che vedrà indossare la maglia dell'Atletico e magari risultare al gol di Bale o di Benzema, sarà la stessa cosa, ragazzi. Vabbè, detto questo, la partita si giocherà domani o stasera, dipende quando pubblicherò l'episodio. Ovviamente, ragazzi, la parola aspetta il campo sempre. Che vinca il migliore, che vinca il migliore assolutamente. Tanto io, da rossonero super felice, sedicesimo in classifica. Non mi tocca alquanto questa partita. E ci vediamo al prossimo episodio della Liga. Ciao a tutti ragazzi, grazie per l'attenzione. Lasciate like e iscrivetevi come al solito, che le mie raccomandazioni ormai le sapete. E ciao!